In attesa di chiarire lo scottante tema delle alleanze a livello nazionale che sta creando frizioni tra Forza Italia, Lega ed NCD, Noi per Salvini, la lista che dovrebbe rappresentare i leghisti al sud, inizia a strutturarsi sui territori e quindi anche in provincia di Salerno. Forte di sondaggi interni, che secondo il neo segretario provinciale salernitano Falcone darebbero il movimento intorno al 5-7%, è stato deciso di costituire un esecutivo provinciale composto da professionisti ed esponenti politici, tra i quali l'ex AN Sergio Valese. L'obiettivo è quello delle elezioni amministrative nei comuni, mentre per le regionali la questione va ancora chiarita e rientra in un discorso nazionale. Noi in Campania presenteremo sicuramente le liste alle amministrative. Sulla questione regionale non siamo ancora autorizzati a esprimerci, anche perché ci sono, diciamo, degli intendimenti e degli accordi a livello nazionale che saranno sciolti nei prossimi giorni. Per Quindi ancora non è chiarita la ancora non situazione. è chiarita la situazione a livello nazionale per tutto quello che ben sappiamo. Invece, riguardo alle amministrative, sicuramente noi con Salvini presenterà delle liste in Campania e anche in provincia di Salerno. Per il resto il movimento comunque si è già definito, c'è un suo esecutivo. Il momento è definito a livello regionale, c'è un esecutivo regionale composto dai segretari provinciali delle cinque province campane. In provincia di Salerno ho avuto io la delega dal senatore Volpi ad organizzare il movimento, che è già un esecutivo provinciale che più che altro è un gruppo di lavoro che mi affiancherà nell'organizzazione del partito a livello territoriale. Perché è composto così? L'esecutivo provinciale è composto da professionisti, commercianti, alcune persone che hanno già fatto attività politica, soprattutto del centrodestra, anche perché noi siamo un movimento che è di centrodestra. Parliamo alla gente, parliamo di valori, parliamo dei bisogni della gente, al di là di quelli che sono gli stereotipi che esistono rispetto a Matteo Salvini, che oggi si sta dimostrando un leader che vuole unire il centrodestra che è frammentato. L'incontro è servito anche per ribadire i punti cardine del programma della Lega e quindi di Noi per Salvini. I punti della Lega sono, e di noi che noi con Salvini condivide pienamente, rispetto all'immigrazione, rispetto alla famiglia, rispetto all'Europa, rispetto all'euro, rispetto alla pressione fiscale, sono chiarissimi. Una flat tax al 15% è quello che diciamo noi, lotta all'immigrazione clandestina. Noi riteniamo che i cittadini extracomunitari, in regola con le leggi, che lavorano, sono i benvenuti. Anzi, per noi è fondamentale combattere quei cittadini italiani che fittano le case in nero a questa povera gente che arriva da fuori, però riteniamo che si debba prima di tutto difendere i diritti degli italiani.